Quelli del Milan sapevano che oggi avrebbe vinto chi segnava per primo. Ma non sapevano che dopo soli 2 minuti di gioco Benetti avrebbe infilato tra i pali Mattolini, sostituto di Superchi, questa stangata su una respinta di Brizzi. La Fiorentina, sfortunata anche in altre occasioni, ha accusato il colpo. Si è messa comunque a scorazzare in area rossonera per tentare di rimontare lo svantaggio. Non era un'impresa da poco, anche se per la verità i rossoneri l'hanno favorita alquanto. Albertosi si è dato da fare, come in questa occasione, intervento in estremis sui piedi di Desolati. Poi al 23, l'arbitro Gianluisi ha sentenziato che il giovane Vincenzi, messo al posto dello squalificato Chiarugi, non doveva essere sgambettato prima e tenuto poi per i calzoncini in area. Rigore, battuto da Benetti, che ha sottratto così a Calloni la possibilità di avanzare nella classifica marcatori. Sul 2-1 il Milan amministra, ma non sempre lucidamente, i 2 gol. I viola non disarmano, ma devono attendere il 21esimo della ripresa per ridurre le distanze. Ci pensa a caso sul passaggio di Beatrice. Più tardi viene espulso Merlo per ripetute proteste. 2-1 e tutti a casa.